al Museo Orsi di Tortona, alla manifestazione Una bussola per il futuro, organizzata dall'Istituto Marconi, il primo cittadino di Tortona, Federico Chiodi. La prima cosa, Federico, ti trovi sempre bene, circondato da tanti studenti? Beh, un po' di nostalgia c'è sempre, perché come sai sono un insegnante, purtroppo in questi anni non ho potuto esercitare la professione, è sempre un piacere ritornare in mezzo a loro, perché sono oggettivamente, sembra una frase retorica, ma il nostro futuro, e vedere cosa pensano, cosa vogliono, dove vogliono andare, è qualcosa che dà anche motivazione per andare avanti per noi che siamo adulti. Sempre bello vedere scuole vive con queste iniziative, con queste connessioni tra studenti e quelle che tu hai chiamato pilastri della nostra zona. Assolutamente sì, mi fa molto piacere che ci siano così tante industrie del nostro territorio che hanno deciso di incontrare i ragazzi, e devo fare un plauso alla direzione, al professor Rosso, il dirigente scolastico, alla professoressa Franza che lo affianca in queste iniziative, perché hanno saputo coinvolgere i ragazzi e le aziende in un incontro fondamentale che effettivamente aiuta a capire quale può essere il loro futuro professionale. E ricordo che in passato, quando ero ragazzo io, non c'era questa grossa attenzione all'orientamento dopo lo studio, era un po' più generica. Vedere la realtà effettiva delle aziende del nostro territorio permette loro di capire cosa vogliono fare del loro futuro e possibilmente realizzarlo nel nostro territorio tortonese. Ultima domanda: parlando con i dirigenti scolastici mi dicevano che un 50-55% degli studenti vanno all'università, ma c'è un importante 50% che poi va a lavorare, quindi avere a portata di mano qui vicino così tante scelte è una cosa importante in un'economia tortonese che sembra andare bene. Certo, diciamo che spesso si sottolinea l'importanza della formazione universitaria, tuttavia non bisogna dimenticare la dignità del lavoro e l'importanza di scegliere anche un percorso direttamente lavorativo dopo il diploma, dopo essere stati preparati bene nelle proprie scuole, come l'Istituto Marconi, e affrontare direttamente il percorso lavorativo, perché troppo spesso nel nostro paese viene in qualche modo considerato meno chi lavora senza avere un titolo di studio elevato. In realtà, nella mia esperienza personale lavorativa, ho incontrato tantissime persone che hanno fatto una scelta differente, sono andati direttamente a lavorare, hanno fatto la loro formazione nel posto di lavoro e sono diventate poi pilastri, come dicevi giustamente tu, della nostra economia, della nostra società e anche di quello che è il senso civico del nostro comune e della comunità in generale. Grazie, buona giornata. Ci mancherebbe. Buona giornata anche a voi e mi raccomando ragazzi, iniziative di questo genere sono importantissime.